Asha con la grande novità del momento, la camera 4K Chon. Con Mr. Setti cerchiamo di capire un po' quelle che sono le caratteristiche per come è stata presentata qui all'IBC di Amsterdam, quindi con tutti gli aggiornamenti del caso. Certo, buongiorno a tutti. Ecco, ovviamente c'è grande attesa per quanto riguarda questa camera, un prodotto estremamente interessante e versatile che avrà la possibilità di lavorare a diverse risoluzioni, 4K, Ultra HD, 2K e HD. La possibilità è quella di processare il segnale, le immagini fino a 120 fotogrammi al secondo, quindi questo è estremamente interessante per un discorso eventualmente anche di slow motion. 120 fotogrammi al secondo con che risoluzione? Sempre 4K, full 4K assolutamente. E le particolarità di questa camera stanno nella possibilità di gestire direttamente una codifica ProRes 444 su dischi SSD, oppure appunto di andare a scaricare i dati RAW non compressi attraverso una porta Thunderbolt che è presente nella parte posteriore. Il design della camera è estremamente pulito, lineare, semplice. Asha ha voluto curare molto l'ergonomia del prodotto, quindi da una parte appunto ci sono le connessioni audio e video e dall'altra parte c'è la parte operatore con appunto la possibilità di andare a gestire tutti i vari preset di registrazione, risoluzione e quant'altro, sensibilità, esattamente. Un'altra cosa estremamente interessante è sempre nella parte posteriore una porta Ethernet che permette di collegare eventualmente più camere sul set tra di loro e permette eventualmente al direttore della fotografia da remoto di poter uniformare il risultato. Poter accedere a tutti i parametri di registrazione della camera e poter vedere ogni singola camera cosa sta riprendendo in un determinato momento. Quindi questo è estremamente interessante. Questo vuol dire poter allineare tutte le camere allo stesso modo soprattutto. Esattamente. La camera di suo verrà fornita da Asha con un attacco PL. Esistono già eventualmente accessori di terze parti che permetteranno di attaccare delle ottiche di tipo EF, MFT, Nikon, di diversi produttori ovviamente. Questo verrà fatto in maniera molto semplice, semplicemente andando a svitare nella parte anteriore della camera quattro viti, rimuovendo una specie di supporto dove appunto poi ci sarà di conseguenza l'attacco per le ottiche. Quindi Asha, ripeto, farà uscire questa camera con l'attacco PL, ma esistono accessori di terze parti che permetteranno tranquillamente l'integrazione con altre lenti esistenti sul mercato. Assolutamente, questa camera non ha nulla di proprietario in termini di accessori, quindi può essere tranquillamente integrata con altri prodotti di terze parti. Quindi questo vuol dire la massima possibilità di personalizzarla secondo le proprie esigenze. Assolutamente. Ripeto, non c'è niente di proprietario se non il sistema il corpo camera e il sistema di memorizzazione SSD. Per il resto è una macchina completamente open, completamente aperta e estremamente versatile. Ricordiamo disponibilità in Italia e prezzo. Speriamo di vederla presto, dovrebbe essere in arrivo diciamo entro la fine dell'anno, presumibilmente verso fine ottobre-novembre, questo è un po' il periodo che ci hanno indicato. Avremo comunque la possibilità a breve di vederla di nuovo in Italia a livello di presentazione in occasione di BTS che sarà appunto i primi di ottobre a Milano. Questo ovviamente è un po' la novità sostanziale maggiore dell'IBC. Di prezzo? Ancora si può parlare? Prezzo dovremmo essere intorno agli 8.000 euro più o meno come fascia di ordine di grandezza, 8.125 euro, questo un po' secondo le ultime quotazioni euro-dollaro che in queste ultime settimane non sono state tanto favorevoli per noi. Marco Setti, Antonio Franco dall'IBC di Amsterdam qui dallo stand dell'Asha per millecanali.it.